E vabbè, allora continuiamo. Siamo sul GG Nuova Network, quindi siamo sulla pagina Facebook di Izuit. È un post che comincia con un bel Kaido personaggio consistente quanto Wano stessa. Direi che se avete fatto bene a farvi presente che c'era questa roba pubblicata. Tra l'altro è uscita un bel paio di giorni fa, ma non mi è neanche uscita la notifica di niente, quindi è uscita ieri. Va bene. Allora. La saga di Wano, se letta con spirito critico, si rivela fin dai primissimi capitoli una saga poco curata con elementi inseriti per essere sfruttati 2 o 3 volte massimo. Personaggi che fanno constatazioni e dicono cose che a fine capitolo vanno a finire nel dimenticatoio. Situazioni pseudo pericolose che occupano diversi capitoli ma che alla fine non hanno nessun tipo di conseguenza. Ok, vi basti pensare alla fauna locale di Wano che passa da Komaino a scimmie giganti, a polipi antropomorfizzati, a dinosauri. Quali sono i dinosauri? Vabbè, animali buttati così a caso, cosa che invece non succede in saghe come Skypiea o Water 7 alla vasta Whole Cake Island. Ricordate poi Sanji che parla di sfoltire le linee nemiche? Zoro che doveva radunare i samurai? Sempre Sanji e le sue osservazioni sugli Smiler volanti? Gli interi capitoli sprecati sugli Ai Sony o lo spirito di fuoco creato da Kanjuro? Insomma, la saga di Wano pecca in maniera gravissima di cura dei particolari, per usare un eufemismo, ma i difetti sono così tanti che un solo post non basterebbe. Inoltre, non era questo lo scopo del post. La mia intenzione con una premessa del genere è quella di illustrarvi come Kaido sia un personaggio fatto male quasi quanto la saga che lo vede come antagonista principale. Ok, allora, su questa premessa c'ho già un po' di roba da dire. Abbiamo, per esempio, lui nomina il fatto di elementi buttati, inseriti e sfruttati poco. È vero, in realtà. Proprio prendendo, no, le regole accademiche di come si scrive una storia, come deve essere introdotto un arco narrativo, o se ci rifacciamo anche le regole stesse che Oda ha utilizzato per tutti e 25 anni di serializzazione, quindi alla coerenza interna della sua opera, senza considerare come si deve scrivere un'opera in generale, ma all'interno della sua stessa opera, l'inizio di Wano Kuni è problematico. È problematico perché vieni gettato in questo mondo nuovo. E non è un gran problema di per sé, il problema è la premessa che lui ha dato, non Izuit ma Oda. Quando di solito Oda cominciava un arco narrativo nuovo, il primo capitolo si chiamava Avventura in nome dell'isola. Qui a Wano Kuni ha deciso di chiamarla la Grande Avventura, facendo già intendere e volere che questo arco narrativo di Wano Kuni sarebbe stato il più grande arco narrativo di One Piece e che per lui era anche tra i più importanti. Però, mia modestissima opinione, gli è un po' scazzata la gestione dell'introduzione. E voi direte: chi sei tu per dire questa cosa? Chi ne sai? Pubblicalo tu, un manga che ha venduto così tanto. Sì, avete ragione, io non sono nessuno. Però sono un lettore che, esattamente come voi, al 99% non si ricorda i nomi di personaggi introdotti o le cose che abbiamo visto all'inizio di Wano Kuni. Cose che non sono tornate utili ai fini della trama. Tutto lo sviluppo, l'introduzione di personaggi come Babanuki, come Holdem, tutte quelle trafilette lì sono servite a introdurre Wano? Boh, hanno introdotto personaggi utili fine della trama principale dell'arco narrativo o che diventeranno importanti fine della nostra trama? No, sono praticamente tutti filler, potremmo reputarli filler canonici, perché sono avvenimenti che accadono veramente, dove Luffy si distacca dal resto della ciurma e inizia a viaggiare a casa da solo, ma dove materialmente non accade niente di importante. Quindi, ai fini della sceneggiatura, ai fini della scrittura di una storia, uno sceneggiatore bravo dovrebbe fare in modo che ogni elemento che va a inserire nella propria storia torni poi in un qualche modo in maniera importante, preponderante. Questa cosa con l'inizio di Wano Kuni non avviene. Mentre, come giustamente anche Izuit fa presente, con Skypiea, Water 7, Alabasta, Cake Island, eccetera, eccetera, le varie premesse erano poi dei tasselli, no? Che andavano a incasellarsi e assumevano un significato profondo alla fine dell'arco narrativo. Ormai siamo alla fine degli scontri, perché ormai anche lo scontro tra Luffy e Kaido è finito, ma quei tasselli non hanno portato a niente. Quindi, con 140 capitoli. Non è. Cioè, neanche dopo 140 capitoli, l'introduzione, parliamo di 2/3 volumi, non hanno portato a niente di fatto, non hanno portato a niente di concreto. Se non a un dire che
a Wanokuni ci sono molti problemi di tossicità, c'è poco cibo, cose che comunque potevano essere descritte in molte meno tavole, soprattutto considerando che proprio a causa di questa voglia di Oda di fare questo arco narrativo infinitamente lungo, ribadisco, siamo a 140 capitoli. Ha dovuto ciclicamente riprendere in mano e rispiegare le stesse cose dimostrando le stesse scene, che ha dovuto riproporre più volte proprio perché ha deciso volutamente di dilatare la storia, ma l'ha dilatata così tanto che all'interno della narrazione è passato tipo un giorno a una certa, ma per noi lettori è passato più di un anno. Questo da quando comincia Onigashima, per farvi capire, se prendiamo poi inizio di Wano Kuni nella storia passano 2 settimane. Per noi passano 4 anni. Ormai sono 4 anni che stiamo leggendo Wano Kuni. Quindi, sì, premessa lunga per dire comunque questo concetto qua, insomma, ecco. Comunque, continuiamo la lettura del post. Kaido e il suicidio, capitolo 795. Prima apparizione di Kaido, ci viene presentato come un suicida, o meglio, un tizio che tenta il suicidio ma che per qualche strana ragione non riesce a morire. Addirittura il narratore dice che sia stato giustiziato ben 40 volte ma che ogni volta ne sia uscito illeso. Dove iniziamo? La cosa del suicidio è stata mostrata in questo capitolo e mai più ripresa. In più non si regge in piedi. Kaido prova a morire però. Ne mangia un altro frutto del diavolo, né si butti. Ah, né. Quindi manca l'accento. Né mangia un frutto del diavolo, né si butti in mare. E non venite a dirmi che voleva una morte onorevole perché, ripeto, si è buttato da un'isola del cielo. PS, se avesse voluto una morte onorevole gli sarebbe bastato farsi massacrare da Big Mom, invece nel capitolo 930 il solo pensiero di una guerra contro gli Ninni fa colorare le mutande di marrone. Più o meno questo è vero, effettivamente. Se già non bastasse il castello di carta velina a far storcere il naso, dobbiamo pure farci andare bene il fatto che in quelle 40 volte che hanno provato a giustiziare non ci fosse nessuno che sappia usare l'haki avanzato, il Ryu, per i profani. E no, non venite a dirmi che si faceva catturare apposta perché un conto è farsi catturare perché aveva fame, un altro è arrivare fino al patibolo. Su questa cosa sono d'accordo. La cosa del patibolo non è più stata toccata. A meno che non sia successiva e ci manchino dei dati alla mano. Quindi magari le esecuzioni sono postume da aver ingerito il frutto del drago. Boh, non lo sappiamo. Quindi qui lascio il beneficio del dubbio a Oda. Però sì, con i dati che attualmente abbiamo in mano. È come se fossero, come se il Kaido del 795 e il Kaido del 1049 siano due Kaido diversi. Tipo fratello, gemello, no, nascosto fino a un momento, poi si sono switchati di punto in bianco. Vogliamo paragonarlo con la prima apparizione di Big Mom? Una persona instabile che mangia e uccide uno dei suoi figli solo al pensiero che questo possa rubargli dei dolci, completamente coerente con tutta la futura caratterizzazione. Sì. Perché il tema del cibo e in generale delle malattie psichiche di Big Mom legate al cibo sono poi motore trainante all'intera vicenda di Cake Island per certi versi. Quindi è indubbio che oggettivamente, Wano Kuni e Onigashima insieme è l'arco narrativo meno coerente internamente, non dico in assoluto, però meno coerente internamente. Kaido ci viene presentato come un ubriaco. Ah, Kaido è l'alcol, capitolo 824 e capitolo 922. Kaido ci viene presentato come un ubriacone e lo rivediamo un centinaio di capitoli dopo quando per la prima volta vediamo la sua forma di drago. Se all'inizio sembrasse quasi un elemento di caratterizzazione del personaggio simile alla crisi elementare di Lin Lin, abbiamo purtroppo potuto appurare che, come tutto a Wano, è soltanto una cosa buttata lì senza conseguenza alcuna. Le crisi elementari di Lin Lin, l'instabilità mentale in generale, hanno portato avanti mezza saga la sua intera storia passata e è dovuta a questi suoi problemi, mentre l'ubriacatore Mikia Isvid come Cristo scrivi, le crisi elementari di Ninin hanno portato avanti in mezza saga la sua intera storia passata ed è dovuta a questi suoi problemi, mentre le ubriacature di Kaido sono servite solo ed esclusivamente a dargli qualche attacco in più durante il combattimento. Anche su questo sono abbastanza d'accordo, ma l'ho detto anche prima. La caratterizzazione di Big Mom è motore trainante delle vicende, la caratterizzazione di Kaido no. In realtà è di contorno, talmente di contorno che non ha un vero e proprio flashback a lui dedicato come invece ha avuto Big Mom. Motivo a noi ignoto. E tra l'altro stavo parlando di questa cosa l'altro giorno con non mi ricordo chi su Telegram. Perché questa persona, insomma, sto Ronin, aveva scritto che probabilmente
viviamo male, e questa è una, in realtà una riflessione generale, quindi non è solo opinione mia di Isobit, che il flashback di Kaido sia molto debole, che cioè, appunto se su Telegram in tanti l'hanno detto, evidentemente è un pensiero abbastanza condiviso da molte persone, ecco, cioè, per una questione di anche legge dei grandi numeri, no? Se è vero che il flashback di Kaido è durato poco, perché di fatto sono pochissime tavole, pochissime vignette, scusate, e quindi abbiamo poco tempo per empatizzare e conoscerlo, allo stesso tempo a me una critica viene da farla perché il personaggio di Zoro ha avuto un flashback praticamente ininfluente, cioè a livello di lunghezza del flashback è più breve il flashback di Zoro rispetto al flashback di Kaido. Perché ha meno vignette. Però Oda con il flashback di Zoro è riuscito a dare una caratterizzazione completamente tonda, piena. Non hai concluso il flashback di Zoro facendoti ancora domande sulla sua caratterizzazione. Con Kaido si è molto in dubbio. Cioè l'autore non ha delineato pienamente il personaggio al punto tale che, e anche questo è un dato oggettivo, sul web si possono trovare analisi e interpretazioni dell'identità e della personalità di Kaido che sono discordanti e non ce n'è una giusta e una sbagliata. Non è che c'è chi ha fatto un'analisi corretta e c'è chi ha fatto un'analisi sbagliata. Semplicemente i dati alla mano che abbiamo sono talmente pochi, talmente scarsi e insufficienti che non è possibile avere una visione unica e quindi non è una visione tonda. Mentre su Zoro siamo tutti a livello globale d'accordo su come è caratterizzato a livello anche di archetipi, troppe varie cose, con Kaido non c'è una linearità di pensiero. Perché? Perché è scritto in maniera incompleta o sconclusionata o male, secondo insomma anche l'interpretazione di Isuit in questo caso. Secondo me c'è spazio per andare a approfondirlo ancora. Non sono d'accordo con l'idea che non avremo più modo di approfondirlo, anzi ribadisco per me lo potremo approfondire più avanti. Sono però anch'io dell'idea che, quindi un po' la vedo come Isuit in alcune cose, in altre no, sono però meno, come dire, contento della gestione che gli ha dato Oda, perché secondo me era questo il momento di approfondire il personaggio, era questo il momento di vedere sviscerato il suo passato anche con Big Mom, perché ora che sono caduti entrambi, cioè quando me li riprendi, ha senso riprenderli dopo, in futuro, attraverso flashback di altri personaggi ancora? Perché vi dico questo? Non perché sia un problema o sbagliato che tu mi approfondisci Kaido nella prossima saga, nell'ultima saga dell'Oro, perché la prossima saga sarà l'ultima, ragazzi. Non è un problema che tu mi approfondisci Kaido nella prossima saga, ma se questa penultima saga dell'opera è la saga dei quattro imperatori, tu mi devi dare un approfondimento sui quattro imperatori, che poi perdono di importanza, perché io deve essere proiettato verso il finale. Il pathos in uno scontro, anche e soprattutto considerando che stiamo parlando di narrativa giapponese, avviene nel momento in cui c'è quel personaggio davanti. Altrimenti si ottiene l'effetto di Demon Slayer con i flashback gestiti a cazzo come in Demon Slayer, dove tu la caratterizzazione del personaggio me la dai dopo che è stato sconfitto. E tu dici, ok, ho compreso perché ha fatto determinate cose, ho empatizzato, però il personaggio è già morto. Cioè, che mi frega adesso? Sarebbe stato più interessante avere l'approfondimento prima. Parlo di Demon Slayer in questo caso, con alcuni nemici di Demon Slayer. Qui Oda ha fatto la stessa cosa, cioè si è lasciato degli spiragli, ma lasciando il personaggio tronco. Cioè, quanti, osservando Kaido, dicono cazzo è uno dei migliori villain dell'opera? Io credo nessuno. Perché gli manca il carisma. Non è carismatico, non abbiamo avuto modo noi lettori di entrare in contatto con lui a livello intimo, di empatizzare con lui. Tra 20 anni, quando ripenseremo alla nostra lettura di One Piece con nostalgia, perché immagino che tra 20 anni One Piece sarà finito da un pezzo, noi ricorderemo personaggi come Arlong, ricorderemo personaggi come Señor Pink, ricorderemo Big Mom magari, ricorderemo questi villain, non Lucci. Non ricorderemo Kaido, ricorderemo Doflamingo. Doflamingo è stato potentissimo come villain. Ricorderemo, cioè, Kaido no, Kaido ad oggi è un personaggio estremamente. Ricorderemo Oden. Il flashback di Oden è una roba incredibile. Kaido è irrilevante.
Kaido messo di fianco a un Oden passa completamente in secondo piano. Ed è un problema, essendo il cattivo della storia, di questa parte di storia. Non lo so, secondo me non è stata la migliore delle gestioni di Oda. Quindi, per quanto magari in futuro verrà approfondito, secondo me il danno è fatto e non avremo modo comunque di dire ok, è stato un bel personaggio. Anche se tu me lo approfondisci dopo, lì è il contentino ai fan, è il tra virgolette il fanservice. Non c'è la scrittura che ti consente di sentirti catturato dall'identità del personaggio. Tutto là. Comunque, andiamo avanti. Kaido confuso su ciò che vuole veramente. Da quando è iniziato lo scontro con Ruffy, Kaido non fa altro che ripetere quanto si diverta a combattere e quanto fosse desideroso di un combattimento degno di tale nome. In più, è fissato con la guerra e la sua ideologia sembra basarsi sul conflitto come soluzione a tutto. Quindi, appunto, la regola del più forte, no? Quindi, consistenza del tutto mi sembra ovvia. Kaido da 20 anni che si nasconde a Wano, dove i Marine non possono andarlo a prendere e, come ho già detto, si è cacato addosso al pensiero di una guerra contro Big Mom. Non dimentichiamoci inoltre che sempre Kaido per 5 anni ha evitato lo scontro con Oden usando dei biechi mezzucci, e a proposito di questo passiamo all'ultimo punto del post. È il prossimo, l'ultimo punto? Sì, il prossimo, l'ultimo. Allora leggiamo anche l'ultimo, poi commentiamo tutto insieme. Kaido nel capitolo 1043 si arrabbia e picchia malamente l'agente della CP0 che interviene nello scontro tra lui e il Mugiwara. Addirittura pensa al giorno in cui batte Oden solo perché uno dei suoi uomini teneva Momo in ostaggio. Perché si sa, Kaido è un combattente onorevole, in fin dei conti mica ha mentito per 5 anni a Oden pur di non combatterlo. Mica ha sparato a Oden a distanza di sicurezza dopo che questo era stato bollito per un'ora. E quando Oden perse in una situazione nella quale non poteva difendersi, se davvero Kaido fosse stato e fosse tuttora un combattente onorevole, avrebbe fatto come ha fatto Katakuri quando Flambe si intromise nello scontro. E io su questo sono pienamente d'accordo. Katakuri è stato combattente onorevole, perché si è autoinferto una ferita per poter continuare a combattere pari merito. Kaido non l'ha fatto. Kaido ha deciso di basare l'intera sua vita sul concetto di forza bruta, ma poi si è stabilito in teoria, perché tra l'altro non sappiamo neanche perché si è stabilito Wano Kun in tutto ciò, a proposito di elementi inseriti e mai più approfonditi dopo 140 capitoli, il fatto delle miniere di Wano Kun, le armi di Doflamingo, e quindi se l'alcolite, questo cacchio di minerale particolare pericolosissimo che il governo ha bandito, che Doflamingo utilizzava nelle armi, se deriva da Wano Kun o meno, non sappiamo niente ancora. E quindi non sappiamo perché Kaido si è trasferito a Wano, cioè a Kaido cosa fregava di Wano Kun quando si è alleato con Higurashi Kurozumi, che era la vecchietta mentore di Orochi, e quella che cambiava volto, per capirsi, quella che poi dà il frutto a Orochi, che dà il frutto a Kanjuro. Kaido butta delle frasi che sono sempre in netta contrapposizione con ciò che lui stesso diceva in capitoli antecedenti, quindi io purtroppo su questo ultimo punto in realtà concordo al 100%, su questi ultimi due punti concordo proprio al 100%, perché dice di volere delle cose ma poi si comporta in una maniera che non ha senso rispetto alla premessa iniziale. Comunque finiamo il post. Per carità, non fraintendetemi, di per sé non è un problema il fatto che Kaido rifugga lo scontro e che si comporti in maniera disonorevole. Il problema è la poca cura che ha avuto Oda nella scrittura di questo personaggio e della saga di Wano in generale. Se a tutte queste cose ci aggiungiamo i flashback insulsi che lo riguardano, posso affermare che è veramente il peggior cattivo di tutto il manga. Volevate la spiegazione argomentata e ora ve l'ho data. Spero di far aprire gli occhi a qualcuno. Isuita, allora, non so se definirlo il peggior villain, perché non credo. Cioè, ci sono... ci devo pensare. Allora, il peggior villain, probabilmente inteso come il peggior cattivo, quindi quello più piatto, meno caratterizzato, no, perché ci sono dei villain meno caratterizzati di lui, tipo Albida, che però compare un capitolo di fatto come villain protagonista. Però se consideriamo quello scritto peggio, attualmente Kaido è comunque scritto peggio di Albida, perché Albida nel suo comparire in un unico capitolo comunque fa tutto quello che doveva fare, ha un arco di trasformazione, non serve neanche per lei possedere un flashback, perché in realtà la potenza visiva ed estetica di Albida e i
due dialoghi che ha in quel capitolo donano tutta la sua caratterizzazione. Caratterizzazione che è coerente fino alla fine. Quindi, per certi versi, Kaido è meno piatto di Albida, ma è peggio scritto di Albida. Quindi, forse Kaido è il peggior villain di One Piece per ora. Che, tornando al discorso iniziale, di inizio lettura di questo post, partendo dal presupposto che questa doveva essere la grande avventura di Wano Kuni, boh, qui potremmo dire che Oda non ha proprio mantenuto le premesse e le aspettative che lui stesso ha creato negli anni. Perché no, se non sbaglio è dal 2016 che continuava a alzare l'hype nei lettori con i post e le dichiarazioni annuali dicendo che non vedeva l'ora di arrivare a Wano Kuni perché avrebbe avuto mille cose da raccontare, mille cose che ci voleva far vedere. Però poi i problemi di Wano sono talmente tanti che purtroppo non è insomma, l'arco narrativo scritto peggio per ora in One Piece, senza se e senza ma. Non, ribadisco, scritto male in assoluto, ma per gli standard elevati del resto dell'opera, qui abbiamo molti problemi. Che ci sta. Come abbiamo parlato anche nei video di JoJo, per fare un esempio, lo standard di JoJo è sempre stato talmente elevato, talmente interessante, che arrivati a parte 6, vedi parte 6 e dici, boh, non ho capito che cacchio ho voluto fare qui l'autore, perché ha fatto sta roba così strana e fatta male. Perché? Perché aveva creato delle aspettative e dei livelli di proprio standard qualitativo talmente alti che poi crolla nel momento in cui l'autore non mantiene il livello di costanza. A Wano non c'è stato il livello di costanza, probabilmente soffocato dallo stesso hype che lui continuava a generare, che ha continuato a generare. Con dichiarazioni contrastanti, con promesse fatte di anno in anno non mantenute, con il fatto che aveva detto che non avrebbe concluso lo scontro con un pugno semplicemente più grande, e poi anche lì è andata come è andata, quando ci si aspettava un po' più di realismo per certi versi. Realismo a livello di fantasy, non realismo nel senso che doveva diventare un'opera realistica e realista, ma ci si aspettava altro. Perché l'autore aveva promesso altro, tutto là. Quindi secondo me ci può stare questo articolo, non ho niente da dire sull'articolo di per sé, rimane comunque la sua opinione, non sono d'accordo con ogni punto che ha espresso, come vi ho detto, però la conclusione concordo, è probabilmente non il peggior cattivo di tutto il manga, ma è quello scritto peggio ad ora. Quindi andiamo, prossimo articolo da leggere. Aiuto.